Allora, spesso mi viene detto, nei momenti in cui io durante il giorno sto bene, non ho nessun problema, nei momenti in cui mi sdraio, incomincio ad avere difficoltà nella respirazione. C'è una spiegazione a tutto questo. Allora, sempre i famosi turbinati, me ne parlo in continuazione, sono delle strutture all'interno del naso, per chi fosse la prima volta che mi vede, che servono a condizionare l'aria o umidificare l'aria. Sono delle strutture riccamente vascolarizzate, cioè all'interno circola molto sangue, perché appunto per le funzioni che svolgono. Cosa succede? Che durante il giorno siamo in posizione eretta, diciamo che il sangue, in maniera errata, ve lo dico, tende un pochettino di più a defluire, quindi il turbinato sarà poco poco più sgonfio. Nel momento in cui ci sdraiamo, il sangue ristagna un po' di più e quindi il turbinato tenderà a gonfiarsi. Certo, è ovvio che un paziente che non ha problemi, cioè che respira alla perfezione, lo fa durante il giorno e lo fa anche quando sta sdraiato. Nel momento in cui voi incominciate a percepire che c'è delle problematiche respiratorie quando vi sdraiate, vuol dire che il turbinato si è già avvisato, quindi già vi dà questo disturbo. Non lo percepite molto nella vita di tutti i giorni, per un problema molto semplice. In realtà i turbinati si instaurano, si ingrandiscono molto lentamente. Questo fa sì che voi vi abituate ogni giorno a respirare una frazione di centesimo di capello in meno, però ogni giorno. Questa cosa riportata nei giorni, settimane, mesi e anni, fa sì che a un certo punto la difficoltà diventi visibile, la difficoltà respiratoria visibile ai vostri occhi. Quindi, come vi ho già detto, il problema spesso si sta creando col passare del tempo, non è un problema repentino che dall'oggi al domani, a meno che non abbiate un grosso raffreddore, non è che dall'oggi al domani non respirate più. E il fatto che quando vi sdraiate e sentite che incominciate ad avere difficoltà respiratorie, generalmente è localizzato, è indicativo di un problema nasale che già esiste e che sicuramente vale la pena valutare.